Andiamo in al grattacielo Sì, andiamo adesso. al grattacielo. Perché oggi viene presentata, se non sbaglio, in una conferenza stampa un intervento importante. Noi ne parliamo con l'amministratore condominiale, se non sbaglio, del grattacielo, Andrea Bracaglia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao. Bene, bene. Allora, questa mattina il tutto sarà presentato in una conferenza stampa, ma ci spieghi un po' quali sono le novità, in che modo, insomma, avete poi utilizzato anche questa bella espressione del cambiamento skyline. Dello skyline riminese. In che modo? Sì, dunque, da quest'anno la grande novità della città di Rimini sta nel fatto che il condominio grattacielo ha rinnovato gli impianti termici di produzione del calore, per cui si è passati da sistemi che fino ad oggi sono stati fortemente inquinanti a sistemi che consentono di abbattere in maniera drastica sia la percentuale di sostanze inquinanti nell'aria e che consentono dall'altro lato di avere maggior comfort all'interno delle abitazioni e soprattutto di poter contribuire economicamente soltanto a ciò che si è consumato. Quindi da oggi i condomini del grattacielo potranno contare su un impianto di riscaldamento compatibile con l'attuale sistema diciamo degli inquinanti e soprattutto i condomini potranno finalmente pagare solo ciò che effettivamente consumano. Immaginiamo insomma che essendo una realtà molto grande e anche molto complessa sia stato un intervento impegnativo. Sì, beh, decisamente è stato un intervento molto impegnativo. Tutto sommato diciamo che è stato raggiunto in tempi rapidi. Solitamente processi di questo tipo in condomini di queste dimensioni richiedono anni e anni e anni di incontri, di assemblee. Nell'arco di 18 mesi siamo riusciti effettivamente a coinvolgere i condomini direttamente in questo processo e quindi direttamente i condomini sono stati i principali attori di questo processo di rinnovazione, di rinnovamento. Di rinnovamento, sì, certo. Diciamo che vista anche la mole del grattacielo era un intervento necessario anche dal punto di vista ambientale, perché sappiamo, insomma, il sistema che finora aveva alimentato il grattacielo era fortemente inquinante. Sì, infatti, come dicevo, il primo beneficio indubbiamente lo hanno sia i condomini, ma allo stesso tempo la città di Rimini, perché da oggi potrà contare su una percentuale di sostanze inquinanti ecco, molto, se dovessimo molto, dare molto più dei bassa. dati, Bracaglio, cioè di quanto insomma, si riduce anche l'emissione, l'impatto da parte del grattacielo? Le riduzioni sono state calcolate nella misura del 94%, per cui da tonnellate di sostanze inquinanti che venivano in qualche modo riversate sul cielo di Rimini, oggi passiamo a meno di 100 kg di questo stesso di queste sostanze. Per Quindi cui insomma diciamo passiamo da una drastico. Ciminiera ad un'abitazione singola quasi, no scherzo, però insomma per capire si tratta di grosse cifre in effetti. Si parla di cifre enormi, sì, si parla di cifre veramente dall'impatto insomma, molto concreto, non parliamo soltanto di numeri, parliamo di qualità di vita che cambia, insomma, ecco, di sostanze inquinanti che nell'aria non ci saranno più. Bene, questa è una buona notizia, insomma, poi siamo anche contenti, insomma, siamo per loro contenti, gli abitanti, i residenti del grattacielo, che quindi risparmieranno anche un po' sulle loro bollette. Un'altra domanda, visto che parliamo di grattacielo, tante volte si è parlato del grattacielo anche proprio in una visione più unitaria di città, di riqualificazione del grattacielo, di luogo anche proprio simbolo della città, pur con tutte le sue contestazioni. Certe volte ci si è provato, però in realtà non si è mai proprio riusciti ad averlo come punto di riferimento, a renderlo anche un punto di riferimento. Ma guardi, io credo che il panorama sia cambiato in questi ultimi due o tre anni. E noi ci siamo trovati di fronte all'atto della nostra nomina, quindi nel 2012, davanti a una comunità di persone che era orgogliosa di fare parte di questo quartiere verticale. Noi abbiamo sempre detto che non si tratta di un condominio, ma proprio di una comunità, peraltro anche eterogenea, ma di persone che sono desiderose di partecipare attivamente alla vita del condominio. E il successo, secondo me, passa proprio da questo, cioè da questa voglia, da questa partecipazione attiva e orgogliosa da parte dei residenti. Oggi io credo che il condominio grattacielo sia veramente tornato di interesse, sia per la città, sia per i diversi turisti che comunque vedono nel grattacielo un simbolo storico del turismo riminese. Quante persone per cui abitano dentro il grattacielo, Bracaglia? Dunque, contiamo che ci sono 187 appartamenti,
più negozi al piano terra e quindi ipotizziamo che ci possano essere, insomma, un numero di persone piuttosto elevato. Abbiamo almeno 190 famiglie. Beh, insomma, comunque, come diceva lei, davvero un quartiere esteso in verticale, non in orizzontale come succede normalmente. Poi diceva anche un residente molto eterogeneo, un identikit, forse è difficile farlo. Un identikit è difficile, ciò che li accomuna è però questo orgoglio e questo interesse di partecipare alla vita condominiale, per cui anche diciamo, etnie diverse in qualche modo collaborano e si trovano a vivere in maniera positiva quella che poi è la vita del condominio, insomma, quindi condivisione di spazi, condivisione di intenti e grande voglia di far parte di questa comunità.